dai ragazzi delle aree interne ci attendiamo gli ingredienti fondamentali per fare città, per fare paese non solo per loro ma anche nel mondo. Sogni, desideri e paure. Tre ingredienti fondamentali come case e cose. Hanno anche dei tratti e delle caratteristiche fondamentali. Ce li abbiamo tutti. Tutti ci possiamo mettere in gioco su questo. Sono gratuiti e però hanno valore solo se detti insieme. E quindi li attendiamo. Ho deciso di rimanere nel territorio e portare avanti l'azienda di mia madre perché comunque amo questo posto, questa terra. Penso che sia anche un punto di forza avere delle persone che fanno squadra in un'azienda e che credono nel lavoro che fanno, credo nelle attività che vengono fatte a Modigliana. Ho deciso di aprire un'attività a Modigliana qui nel mio paese perché non l'ho voluto lasciar morire. Perché ci tengo a tenere vivo questo territorio. A Modigliana mancano un po' di possibilità per lavorare in settori non convenzionali, oltre a quello produttivo che già è comunque molto forte a Modigliana, e secondo me influenza anche la mentalità legata al fatto che tutti ci conosciamo e si vive un po' di pressione sociale quando si fanno determinate azioni, non ci si sente molto liberi di esprimersi o di vivere con serenità il proprio modo di essere, visto che tutti si conoscono e tutti sanno tutto di tutti. Secondo me i motivi per rimanere a Modigliana sono la sicurezza. È un piccolo paese, è un luogo bene o male sicuro nel quale siamo cresciuti in sicurezza, quindi mantenere questa sorta di familiarità, convivialità all'interno del paese, nonché il contatto con la natura fondamentale, poiché siamo effettivamente in mezzo a delle bellissime valli. È un posto in cui io mi sento sicuro, è molto bello, a parte dalla cultura ci sono certe cose che in altri paesi non si potrebbero fare. Tutti si conoscono, è tutto un paese gentile. Io da ragazzino una cosa che mi piacerebbe avere a Tridoce è avere un cinema. Il progetto Youth serve a migliorare certe cose che in un paese non ci sono, ma che lo rendono ancora meglio. Un ragazzino ha diritto a certe cose per crescere, poi anche perché è lui il futuro di questa regione. Insomma, è un territorio dove la vita è molto bella, è felice, rallegra.